diario imperiale, anno 10.191, terzo commento. La battaglia per Arrakis ha colto tutti di sorpresa. Non c'erano testimoni. L'operazione degli Arconnen è avvenuta da un giorno all'altro, senza preavviso o dichiarazione di guerra. Al mattino, gli Atreides non c'erano più. Tutti morti nel buio. E l'imperatore che ha detto? Niente. Da quella notte mio padre non è più stato lo stesso. E neanch'io. La sua inerzia mi riesce difficile da accettare. Poiché so che amava il duca Leto Atreides come un figlio. Ma mio padre è sempre stato guidato da calcoli di potere. Non sarebbe la prima volta che gli Arconnen fanno il lavoro sporco per lui. Le ombre di Arrakis hanno molti segreti. Ma il più oscuro di tutti potrebbe rimanere la fine di casa Atreides. Sorella, nostro padre è morto. Non dovresti tornare fra le stelle, insieme a lui. Temo di non avere il tempo di sistemare le cose prima della tua venuta. Questo mondo è più che crudele. State qui. Thank you.
Ian de Grumsin. Caraccia Dusa. Come ne vo? Zunda! Mai volgere le spalle allo scoperto. Quante volte devo dirtelo, eh? Stai bene? Sì. Come sta lei? Sta bene. Di solito non si avventurano fin qui. È per assicurarsi che nessuna Atreides la scampi. Hai troppa stima di te? No, no, siamo nell'alto deserto. Solo i Fremen sopravvivono qui. Erano qui per noi, non per te. Tranquillo. Vi porterò in un posto dove non ci troveranno mai.